tutti, benvenuti in un nuovo video, bentornati sul canale. Vediamo se mi regge la voce. Qui dietro c'è sempre il marasma lasciato dai miei figli. Beh, risolto. Allora, sto cercando di recuperare, di riprendere in mano le fila dei percorsi di lettura fatti quest'anno, che io ho portato avanti, ma che non ho più condiviso con voi e me ne dispiaccio moltissimo. Purtroppo avevo cominciato l'anno con delle aspettative decisamente troppo elevate. Probabilmente sentite la mia voce che non è al top, se avete visto il video di settimana scorsa o se mi seguite su Instagram lo sapete. Il mese di novembre a casa nostra è stato caratterizzato da raffreddori, influenze, laringotracheiti e alla fine ho capitolato anch'io, nel senso che dopo l'ultima malattia della più piccola di casa, basta, sono rimasta sotto anch'io. Questo ovviamente ha influito anche sul tempo che avevo da poter dedicare alla gestione dei video, non tanto della lettura che come vi dicevo l'ho portata avanti, ma proprio l'approfondimento necessario a fare i video e quant'altro. Però ci proviamo perché ci tenevo. Per l'anno prossimo ho abbassato le aspettative, ci sarà, come anticipavo in quel video di settimana scorsa, un solo percorso di lettura, saranno solo 6 titoli, uno ogni 2 mesi, e spero così di riuscire a tenere il passo anche con i video e gli approfondimenti che vorrei fare e che quei titoli secondo me meritano. Ho qui con me i 5 libri di cui non vi ho mai parlato per quel che riguarda quel percorso che avevo chiamato Macedonia di lettura, Macedonia di libri, ovvero quei tendenzialmente testi classici di varia provenienza e di varia natura. L'unico di questi di cui vi avevo già parlato e che ha già un video dedicato sul canale e al quale quindi vi accenno e basta, perché appunto trovate il monografico dedicato sul canale registrato dal mare quest'estate, è la raccolta di fiabe russe, Masha e Orso e altre fiabe russe di Pushkin e Afanasev. Questo ve lo mostro in questa bellissima edizione Burr Deluxe. Di questo vi lascio il link nell'info box perché di questo ho parlato diffusamente in un video tutto dedicato, ed è stato l'ultimo volume al quale ho dedicato un intero video. Volume del quale non ho ancora avuto modo di parlarvi è L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson. Prendo un minuto per parlare di questa edizione, di questo grande classico per ragazzi. Questa edizione è del 2021, edizioni Orecchio Acerbo, è un'edizione illustrata da Maurizio Quarello, che io trovo incredibile come illustratore. L'edizione è molto bella, secondo me è un'ottima idea regalo, sia per i ragazzi, l'Isola del Tesoro direi dopo i 10 anni, io spoiler l'ho regalata al mio figlioccio di battesimo e che ne compie 12 a breve, che ne ha 11, non in questa edizione, però gliel'ho regalata per Natale, lo riceverà. Questa edizione illustrata è bellissima, secondo me. È curatissima, cioè, questi disegni sono dei veri e propri dipinti. Maurizio Quarello è un illustratore incredibile, secondo me. Questa è l'edizione integrale. Come vi dico spesso per i classici, occhio alle edizioni, soprattutto i classici per ragazzi, c'è questa annosa tendenza alla riduzione, all'eliminazione di parti dei romanzi, non si capisce, per quale strana motivazione, quindi fate sempre attenzione, questa è un'edizione illustrata ma integrale. Vi dico di fare attenzione perché l'altro giorno, quando sono andata a comprare quello per il mio figlioccio, c'erano varie edizioni anche illustrate e mi sembra di averne vista almeno una che in realtà non era l'integrale. Quindi occhio quando acquistate i classici. Dicevamo, grande classico della letteratura per ragazzi, uscito a puntate. E si intuisce la sua origine a puntate dalla capacità di ogni capitolo di imbeccare il capitolo successivo, di tenere il lettore sulla corda, tant'è che è uno di quei libri difficili da abbandonare, perché quando si entra nel vivo della vicenda, si è spronati a continuare a leggere. Questa è l'Isola del Tesoro, vi dicevo, uscito a puntate sulla rivista per ragazzi, aspettate che non mi ricordo il titolo, Young Folks, era facile,
1881 e l'82, il titolo originale era Sea Cook or Treasure Island, quindi cuoco, il cuoco di bordo o l'isola del tesoro. Perché il cuoco di bordo, che è il celeberrimo personaggio del pirata John Long Silver, che ha costituito di fatto l'immaginario del pirata classico da lì in poi, quindi la gamba di legno, insomma, John Long Silver, il pirata col pappagallo, cioè insomma, il pirata, l'iconografia del pirata la costruisce decisamente. Decisamente Stevenson in questo romanzo, eccolo qua, Long John Silver con il suo pappagallo. Io trovo incredibile, questo è il protagonista che è Jim Hawkins. Quello che rende molto interessante da un punto di vista letterario il romanzo è la difficoltà di catalogarlo, nel senso che è una storia di pirati, è una storia di pirati, quindi è un romanzo d'avventura, assolutamente sì, ma è anche un romanzo di formazione, perché appunto il nostro protagonista è Jim Hawkins, che è un ragazzino che ha perso da poco il padre e che si ritrova invischiato nella vicenda dei pirati e che decide di andare alla ricerca di questo tesoro con John Long Silver, o meglio, si ritroverà sulla nave insieme a John Long Silver e a questi pirati. E ne uscirà ovviamente diverso, ne uscirà uomo, ne uscirà cresciuto. Ma come spesso avviene nei romanzi di fine 800 e inizio 900, c'è anche un forte intento educativo all'interno di questo romanzo, anche se molto felicemente non traspare in maniera così netta la lezione educativa ed educante, cioè non c'è un messaggio netto di devi comportarti così, loro sono i cattivi. Anzi, quello che fa Stevenson e che rende sempre molto interessante le sue opere, basti pensare a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, per esempio, è proprio il cercare di indagare l'animo umano. E l'animo umano non è mai netto, è sempre costruito da sfumature. Il personaggio forse più interessante di tutti è ovviamente John Long Silver. John Long Silver è interessante non solo perché è il motore dell'azione e è il personaggio che fa scatenare tutta l'azione e anche all'interno della trama poi crea le azioni, ma è interessante perché è un personaggio ambiguo a livello morale. Perché quel personaggio del quale il protagonista, ma anche il lettore, non sa mai se fidarsi o no. Perché fondamentalmente John Long Silver non è né cattivo, 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 definitivamente cattivo, ma neanche buono, buono, buono. E quindi la difficoltà di catalogarlo lo rende molto interessante, ma anche molto vero, molto reale, vivido. L'avventura è, vi dicevo, caratteristica di questo romanzo, è il romanzo d'avventura, si parte con un mistero, si sale sul galeone dei pirati e da lì comincia la grande avventura. Si arriva sull'isola del tesoro, si va alla ricerca di questo tesoro in mezzo a pirati, ammutinamenti, pappagalli, tradimenti, doppi tradimenti, volta gabbana e quant'altro. Molto interessante è l'origine del romanzo, come spesso accade con questi grandi classici. La storia dice che Stevenson, all'età di 30 anni, questo è il primo romanzo che scrive Stevenson, all'età di 30 anni si trova in vacanza con la famiglia nelle Highlands scozzesi e vede suo fratello dipingere un'isola, sta dipingendo una mappa di un'isola. E decidono, Stevenson inizia a dare i nomi ai golfi, alle baie di questo dipinto del fratello e in conclusione dice al fratello, benissimo, questa è la mappa dell'isola, questa è l'isola del tesoro, la mappa dell'isola del tesoro. E il fratello gli dice, cavoli, sarebbe davvero bello leggere una storia su quest'isola del tesoro. E così Stevenson inizia la scrittura dei primi 15 capitoli del romanzo, poi rientrano a Bristol in città. Lui soffre di una malattia cronica ai bronchi, passa un periodo in cui non riesce ad andare oltre con la scrittura.
Il medico poi gli consiglia alla famiglia di portarlo in montagna, quindi tornano in Scozia, dove la sua salute si riprende e lui termina l'opera. Tramite la legge ai familiari, tramite una rete di amici, viene proposta al redattore di Young Folks, appunto, che decide di pubblicarlo a puntate sulla sua rivista. E inizialmente l'accoglienza è tiepida, non è che ci sia tutta questa grande fascinazione. Nel 1883 viene pubblicato per la prima volta in forma di libro, di romanzo univoco, e fa il botto, cioè totale. Tanto che il primo ministro britannico dell'epoca dichiarò di essere rimasto sveglio fino alle 2 di notte per finire di leggere l'opera. Henry James la definì perfetta come un gioco da ragazzi ben giocato. E Gerard Manley Hopkins scrisse che c'è più genio in una pagina di Stevenson che in un volume di Sir Walter Scott. E devo dire la verità che tra questo e Ivanhoe, questo vince a mani bassissime, bassissime. Chiaramente, vi dicevo, la sua rilevanza, la rilevanza di quest'opera sull'immaginario collettivo globale è indiscutibile. Tutta l'iconografia del pirata, così come noi la conosciamo, arriva da qui. Ma Stevenson, come tutti i grandi, ha dichiarato senza nessuna remora di non essersi inventato, o meglio, di aver messo insieme varie ispirazioni, vari pezzi qua e là per creare, il suo Treasure Island. E in particolare lui, citava le opere di Daniel Defoe, di Edgar Allan Poe. C'è molto fascino di mistero nero, un po' di inquietudine da quel punto di vista. Washington Irving e Charles Kingsley. Vabbè, non serve neanche che vi dica quanti diversi adattamenti cinematografici abbia avuto l'Isola del Tesoro, un grande volume, un grande classico, parte del nostro patrimonio collettivo mondiale. Io non l'avevo mai letto, shame on me. Sono molto contenta di averla recuperata e di averla adesso in casa, in modo che i miei figli potranno leggerla perché è veramente imperdibile, secondo me. Vi dicevo, un'ottima idea regalo per Natale, secondo me andate veramente sul sicuro, anche perché è veramente molto intrigante, quindi non è quel classico un po' lento che un po' allontana. Questo è proprio quel grande classico che uno dice, sembra scritto l'altro ieri, meglio di come li scriva, sembra scritto ieri ed è scritto veramente per essere letto in maniera goduriosa. Altro titolo del quale non abbiamo ancora parlato, e anche in questo caso un'edizione che costituisce una bellissima idea regalo per Natale, La Sirenetta e altre fiabe, edizioni Ippocampo con le illustrazioni di Mina Lima. Ma cosa ve lo dico a fare che questa è la Reggia di Re Tritone? Cosa ve lo dico a fare? Cioè, sono illustrazioni incredibili, sono dei cose di ingegneria cartotecnica più che illustrazioni, e non trovavo il. Non so se mi spiego. Il soldatino di piombo, la piccola fiammiferaia, poi ci sono anche delle illustrazioni oltre alle ingegnosità cartotecniche di qui sopra. Questa è bellissima. Aspettate, adesso vediamo se riesco senza fare dei danni incredibili. Dov'è? È bellissima che sulla sua guancia, se tirate le labbra, compaiono i baci. Sono veramente giusto due parole sulla composizione cartografica che io trovo veramente eccezionale, cioè il brutto anatroccolo. Veramente ancora una volta una bellissima prova da parte della Sirenetta che sale in superficie. Veramente un qualcosa di incredibile. Queste edizioni sono veramente bellissime, veramente bellissime. Rapido cenno su, vabbè, Hans Christian Andersen, personaggio di fama mondiale per quanto riguarda la letteratura per l'infanzia. La cosa curiosa è che in realtà in vita lui raggiunse la fama, ma non in quanto favolista. Attualmente penso che
chiedendo in giro chi fosse Hans Christian Andersen, la maggior parte delle persone vi direbbe le fiabe. In realtà, durante la sua vita, lui era più conosciuto per le opere teatrali e per i romanzi. La cosa interessante a livello biografico, è che lui ebbe un'infanzia molto complicata, molto povera. Era figlio di due giovani indigenti. Il padre aveva un animo, estremamente curioso e artistico da questo punto di vista, e sottopose il giovane Hans Christian a influenze letterarie sin dalla più tenera età. E meno male, direi, perché a un certo punto, in cerca di sostentamento per la famiglia, il padre decide di arruolarsi in una delle battaglie delle guerre napoleoniche, nelle quali la Danimarca si fece coinvolgere da Napoleone, e morì. Hans Christian Andersen aveva 11 anni quando il padre morì e era riuscito, negli anni della prima infanzia, a lasciare dietro di sé un patrimonio di sensibilità artistica, ma anche di bagaglio letterario e poetico, lirico molto rilevante. La madre, una bravissima donna, analfabeta, che ha sempre creduto nelle potenzialità del figlio, gli ha sempre raccontato storie di folklore popolare, ha sempre creduto molto in questo ragazzino che giocava nell'unica stanza di cui era composta la loro casa con questo teatro di marionette che erano riusciti a comprargli. E purtroppo dopo la morte del padre, però la madre si risposa, inizia a lavorare come lavandaia, ma cade nel vortice dell'alcolismo e morirà molto presto. Il giovane Hans Christian riesce a completare un'istruzione precaria tramite le scuole di supporto popolare, dopodiché decide di andare a Copenaghen. Lui è nato, ho dimenticato di dirlo, in un piccolo paese che si chiama Odense. Quindi la ruralità, la campagna, il piccolo centro ritornano, sono tematiche che poi tornano nelle fiabe, così come nelle sue opere. Decide di lasciare Odense per Copenaghen, alla ricerca di fortuna, soprattutto in teatro. Andrà a fare delle audizioni al Teatro Regio, non andranno molto bene le prime audizioni. A un certo punto arriverà al Teatro Regio, dove verrà preso come soprano per qualche anno. Poi però la sua voce cambierà e quindi non potrà più lavorare come soprano, a studiare da soprano nel Teatro Regio, ma nel suo soggiorno, nel suo periodo lì, era riuscito a entrare nelle grazie di tutta l'alta borghesia danese. In particolare viene adottato da una personalità nobiliare piuttosto rilevante che si fa carico della sua istruzione. Questa sarà la grande fortuna di Hans Christian Andersen, che non riuscirà mai a integrarsi nell'ambiente scolastico e accademico, ma che gli consentirà di portare avanti la sua formazione. La svolta per quel che riguarda la sua vita è il 1800, non vorrei dire idiozie, 34 se non sbaglio, quando lascia la Danimarca perché finalmente riesce a inseguire, a raggiungere il suo sogno del Grand Tour in Europa. E il libro che scriverà al rientro dal suo viaggio in Italia, in particolare, sarà quello che gli aprirà le porte del gotha letterario danese. Da questo momento in poi sarà autore di romanzi, opere teatrali e opere liriche, raggiungerà sempre più il successo e ad un certo punto pubblicherà anche le fiabe, anche se, come vi dicevo prima, la sua fama in realtà non la raggiunse mai in vita con le fiabe. Le fiabe di Hans Christian Andersen però hanno una peculiarità davvero incredibile, perché se a livello di tematica, di racconti, si sarebbe portati ad avvicinarle a quelle dei fratelli Grimm, in realtà differiscono dalle fiabe dei Grimm per un elemento veramente molto importante e caratterizzante. I Grimm fecero un lavoro da scienziati della lingua, da linguisti. Raccolsero, girarono per la Germania raccogliendo le singole versioni delle stesse fiabe e raccontando la versione più diffusa,
Quindi non inventarono, ma studiarono e raccolsero. Al contrario, Andersen le inventò, o meglio, le riraccontò attraverso la propria lente personale. Alcune sono assolutamente, in qualche modo, anche autobiografiche, tipo il brutto anatroccolo, ma anche nei casi in cui sono trame legate al folklore, sono rinarrazioni legate alla propria memoria personale, cioè così come lui ricordava che la madre gliele avesse raccontate da bambino. Quindi qui non c'è il lavoro scientifico-linguistico, ma c'è un lavoro artistico e letterario. I temi principali delle fiabe di Andersen sono il diverso, che forse è il tema per eccellenza delle fiabe di Andersen, il diverso in quanto non collocabile, in quanto sospeso fra due mondi. E quindi basti pensare, adesso non vi ho letto neanche un titolo, ma La Sirenetta. La Sirenetta è diversa, è sospesa tra due mondi. Il Brutto Anatroccolo è diverso perché è sospeso tra due mondi. Mignolina è sospesa tra due mondi. E poi c'è l'altra tematica fortissima, è il doppio. Il doppio e la metamorfosi, ancora una volta il piccolo principe, ancora una volta la sirenetta, ad esempio. L'elemento del doppio caratteristico è lo specchio che torna più e più volte. Altra tematica fortissima è l'alternanza tra morte e vita. Ora, se non avete mai letto l'originale della sirenetta e avete in mente l'immaginario disneyano, ecco, la sirenetta di Andersen è tutt'altra cosa. La Sirenetta di Andersen è una fiaba estremamente tragica, dove tutto si gioca sul doppio e sul confine tra vita e morte. E poi c'è questa ispirazione favolistica, perché la favola, una delle caratteristiche fondanti della favola è quella degli animali parlanti, delle cose parlanti. E qui è forte, gli animali e gli oggetti che rappresentano la natura umana, a volte in chiave di parodia. Quindi le fiabe di Andersen, in quanto elementi letterari, sono, in quanto opere letterarie, sono elementi contaminati, sono commistione di generi ed è per questo che sono così interessanti. Altre due tematiche che ricorrono spesso sono la critica e la satira politica, che inserisce in questo contesto, perché ricordiamo che noi siamo soliti pensare alle fiabe come narrazioni da bambini, ma in realtà le fiabe sono tutt'altro, soprattutto se pensiamo alle fiabe come queste, composte da un letterato di alto livello che non si rivolgeva ai bambini, ma si rivolgeva agli adulti, che potevano comprendere appieno i significati nascosti dietro le storie e quindi coglievano le critiche, la satira sociale, politica e qui tantissimo l'impronta cattolica, evidentissima, ancora una volta prendo la sirenetta perché forse è la più celebre, è una storia intrisa di cattolicesimo, cioè tutta la storia si basa sulla vita e sulla morte e sull'anima della sirenetta. Adesso volevo prendervi, siccome vi dico anche i titoli di queste, perché qui ce n'è una selezione. Le fiabe di Andersen sono 156. Qui ce ne sono 12. Quindi una selezione delle più celebri. La sirenetta. Vi dicevo, dimenticatevi Disney, l'impronta religiosa cattolica fortissima, lei alla ricerca di un'anima immortale e ancora di più, la storia finisce con un messaggio di speranza cristiana, che è le buone azioni conducono a Dio. Quindi in realtà la Sirenetta non è una storia d'amore, è una storia di salvazione dell'anima. Mi sono presa tutti gli appunti e se vedete che leggo è perché mi sono presa gli appunti, anche perché l'ho letta, questa raccolta l'ho letta quest'estate, se non sbaglio, quindi però, i ricordi
La seconda storia è l'usignolo, ad esempio. L'usignolo è un'altra storia dove l'impianto cattolico è fortissimo. C'è una scena in cui l'usignolo scaccia la morte, che è, cioè, potrebbe essere direttamente tratta dalle sacre scritture. Ma quello che appare qui è la satira sociale, la critica sociale, perché è una satira spietata della corte e della sua cecità rispetto a ciò che è fuori dal palazzo. Così come è forte l'idea del confronto tra l'arte vera e l'arte meccanica, dove il messaggio è la libertà e l'universalità dell'arte, perché l'arte è libera ed è per tutti. Cioè, già da queste poche righe che io mi sono appuntata, mi sembra evidente che non stiamo parlando di opere per bambini. Il Guardiano dei Porci, ad esempio, è intriso di misoginia, perché la punizione per la superbia della principessa è fortissima, di stampo estremamente cattolico, così come le scarpette rosse. Qui l'impronta cristiana è fortissima perché è tutta incentrata sulla punizione per la superficialità. La bambina dei fiammiferi, salvo che parliamo della piccola fiammiferaia, è la storia più straziante di tutti. Anche se la storia della piccola fiammiferaia è la storia di una morte nella luce, e quindi torna la questione religiosa. E poi c'è la regina della neve, che tutti mi avevano detto essere l'ispirazione per Frozen. Ok. Impianto cristiano, c'è il dialogo con lo specchio, c'è una natura viva e vivificata dall'incanto della magia, quindi c'è un mondo in cui magia e religione convivono. La principessa intelligente cerca un principe alla sua altezza intellettuale, questo è molto interessante, adesso vi leggo la citazione che mi sono segnata, e usano le preghiere come armi e il suo vantaggio è essere pure innocente. Io mi sono segnata pagina 208, proviamo a vedere cosa mi sono segnata. Della regina delle nevi, che dice: subito uscirono i giornali con intorno tutto un bordo di cuori, la sigla della principessa. Leggendoli si veniva a sapere che ogni giovanotto di bell'aspetto aveva libero accesso al castello e poteva parlare con la principessa. E quello che avesse parlato così bene da mostrarsi pienamente a suo agio e far vedere che era il più intelligente di tutti, quello la principessa l'avrebbe preso per marito. Quindi lei lo vuole intelligente, alla sua altezza intellettuale, che mi sembra già un ottimo vantaggio rispetto a quanto promulgato da altri autori. Vedo se vi leggo anche qualcos'altro, perché negli ultimi video ho visto che questa cosa di leggere le parti che mi sono segnate vi incuriosisce sempre. La sirenetta. Molte volte al calare della sera le cinque sorelle salivano sull'acqua tenendosi per mano. Avevano voci bellissime, più belle di quelle degli uomini, e se si scatenava la tempesta, esse accorrevano nei pressi delle navi che stavano per capovolgersi e cantavano com'era bello il fondo del mare e supplicavano i marinai di non aver paura di colare a picco. Ma questi non potevano capire le loro parole. Credevano che fosse la voce del vento e poi non riuscivano mai a vedere le bellezze dell'abisso, perché quando la nave affondava, tutti gli uomini affogavano e arrivavano morti al castello del re del mare. Cioè, proprio non esattamente. Eccola qui, dice: noi possiamo arrivare fino a 300 anni di età, ma quando poi cessiamo di esistere, non resta di noi che un po' di schiuma sull'acqua. Neppure una tomba abbiamo insieme ai nostri cari. Noi non abbiamo un'anima immortale, non avremo altra vita. Siamo come il giunco che una volta tagliato non rinverdisce più. Gli uomini invece hanno un'anima che vive sempre, che continua a vivere dopo che il corpo è diventato terra. Per l'aria chiara l'anima si alza fino alle stelle lucenti. Come noi ci affacciamo sul mare e vediamo i paesi degli uomini, così essi si affacciano a luoghi sconosciuti e bellissimi che noi non arriveremo mai a vedere. E perché noi non abbiamo un'anima immortale? Chiese la piccola sirena con tristezza. Io darei 100 dei miei anni per essere una creatura umana, anche solo per un giorno, e abitare poi nel regno celeste.
E dice, non metterti a pensare queste cose, stiamo molto meglio qua sotto. Dunque io dovrei morire e galleggiare come schiuma sul mare, non più udire la musica delle onde o vedere i bei fiori e il sole fiammeggiante. Non c'è nulla che io possa fare per ottenere un'anima immortale? No, disse la vecchia, soltanto se un uomo si innamorasse di te e ti amasse più di suo padre e più di sua madre, e ti fosse devoto nel cuore e nello spirito, e un prete mettesse allora la sua mano nella tua, facendovi giurare fedeltà eterna, solo allora la sua anima entrerebbe nel tuo corpo e tu potresti partecipare alla felicità degli uomini. L'uomo ti darebbe un'anima pur serbando la propria. Ma ciò non potrà accadere, bla 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 bla. Cioè, capite che è un racconto molto diverso, molto sopra le aspettative di un bambino di 4-5 anni ai quali si racconta la storia di matrice disneyana, no? E quindi lei decide di provarci, no? Ti prepara una bevanda che dovrai portare con te sulla terra prima che spunti il sole e che dovrai bere sulla spiaggia. Allora la sua coda si restringerà e si spartirà, come dicono gli uomini, in due graziose gambe. Attenzione. Ti farà male come se una spada affilata ti attraversasse le membra. Tutti quelli che ti vedranno diranno che tu sei la fanciulla più bella che abbiano mai visto. Serberai la tua soave andatura. Non vi sarà ballerina altrettanto lieve nella danza. Ma ad ogni passo ti sembrerà di camminare sopra lame taglienti, così che verserai sangue. Se accetti queste sofferenze, ti potrò aiutare. E poi va oltre perché ricordiamo che lei è senza voce. Perché senza voce? Eccoti servita, disse la strega, e recise la lingua alla piccola sirena che ormai era muta, non poteva né parlare né cantare. E lui lo segue, si arrampicò insieme al suo principe sulle alte montagne e benché i suoi fragili piedini sanguinassero al punto che anche gli altri se ne accorgevano, pure essa faceva finta di niente. E nonostante tutto, lui sposa un'altra. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Del finale non vi dico niente, ma è un finale, cioè. Questo è il finale. Vabbè, la smetto perché sennò qua non finisco più il video parlando soltanto di due libri. Ho preso la Sirenetta a esempio perché so che è quella che nell'immaginario collettivo è più conosciuta. Ma ci sarebbe tantissimo da dire su ognuna di queste fiabe. Il Brutanatrocolo è stato preso come una autobiografia mascherata di Hans Christian Andersen, tanto per citarvene un'altra, opera straordinaria. Quello che spero di essere riuscita a far passare è che questo è tutto fuorché un libro per bambini. Leggiamo le fiabe ai bambini perché io sono dell'idea di leggerle. Quando hanno l'età giusta, quindi dai 7-8 anni, alcune, queste secondo me dopo, e leggiamogliele nell'originale. Perché secondo me, far leggere ai bambini di 7-8 anni Cenerentola, che loro pensano sia una fiaba da bambini, nella versione dei Grimm magari, nella quale le sorellastre per entrare nella scarpetta si tagliano le dita dei piedi pur di entrarci, secondo me la fiaba riconquista quel grip che le ha permesso di sopravvivere per centinaia di anni, perché sono sopravvissute perché erano accattivanti, intelligenti, stuzzicavano anche degli aspetti un po' più torbidi e non erano melliflue, dolcine e una uguale all'altra. Veniamo a un romanzo di Beatrice Solinas Donghi. Beatrice Solinas Donghi è un'autrice di opere sia per adulti che per ragazzi, una saggista e una studiosa che ha dedicato grandissimo interesse, oltre a Emily Brontë, che era uno dei suoi ambiti di ricerca e studio, anche alla fiaba. La fiaba incatenata, se non l'avete mai letto o non l'avete mai regalato, c'è un'edizione bellissima di Topi Pittori della fiaba incatenata, regalatela per Natale ai bambini, già dalla primaria, secondo me è geniale. È una serie di fiabe che si incatena, la conclusione di una dà l'avvio alla successiva. È bellissimo. Beatrice Solinas Donghi ha dedicato grandissima attenzione alla fiaba come genere. Però, per il percorso di lettura, io avevo scelto la trilogia di Alice. Trilogia di Alice che è uscita rispettivamente nel 2000, 2002, 2003 e nell'edizione collettiva che è questa nel 2010, in questa edizione Burr Rizzoli, ragazzi.
se dovete regalare dei classici ai ragazzi, questa edizione della Burr sono un'ottima scelta, secondo me. Il mio famoso, illustrato in questo caso, il mio famoso figlioccio che riceverà l'Isola del Tesoro la riceverà in questa edizione Burr Deluxe. L'unica cosa, assicuratevi che sul retro ci sia il flag con su scritto edizione integrale, perché ogni tanto non è specificato, e quando non è specificato, soprattutto le traduzioni. Così vi do questo hint. Cosa fa qui Beatrice Solinas Donghi? Beatrice Solinas Donghi prende la sua grande passione per il romanzo di formazione ottocentesco femminile, vi dicevo le Bronti, e lo trasporta nella letteratura per ragazzi italiana. La protagonista è Alice, che io chiamerei Alice perché è una ragazzina di buona famiglia inglese che nel primo capitolo di questa trilogia, che si chiama Alice per le strade, vive un'avventura. Il primo capitolo è dedicato ad Alice a casa sua, che a un certo punto inizia un'avventura picaresca in pieno stile 800 inglese, in cui per una serie di fraintendimenti e avventure lei si perde, perde i suoi vestiti, non viene riconosciuta per la figlia del borghese che è. E quindi gliene capitano di tutti i colori, perché lei viene mandata, siccome si devono trasferire, perché il padre, che era un benestante, ha dei problemi finanziari, quindi si stanno trasferendo a Londra in un'altra casa, in una nuova casa, e durante il trasloco i genitori la mandano in campagna nella tenuta delle ricche cugine. E cosa succede però? Che le ricche cugine sono un po' antipatiche, stanno un po' sulle loro, non vogliono saperne di questa cugina povera. La zia fa la parte in qualche modo della matrigna e lei scappa. Scappa però poi perché decide di tornare a casa a piedi, lei dalla campagna inglese decide di tornare a Londra. Questi sono bambini verissimi, cioè proprio ragionano come i bambini. E esce e torna, cerca di andare a casa sua a Londra. Peccato che non sappia l'indirizzo della nuova casa, ma questo sarebbe l'ultimo dei problemi. Gliene succedono di tutti i colori, in pieno stile, vi dicevo, picaresco, sulla strada, incontra i mendicanti, i suonatori d'organetto, le scimmiette. Molto bello, alla fine arriverà a Londra. Il secondo capitolo, cioè il secondo volume in realtà, perché appunto vi dicevo sono stati pubblicati inizialmente come tre volumi e poi raccolti. Il secondo volume si chiama Alice Antonia, se non sbaglio. Esatto. Alice Antonia è ambientato nel collegio, perché ad un certo punto non glielo dicono, anche qui noi lo vediamo dal punto di vista di Alice, quindi non capiamo perché. A un certo punto la mamma non sta bene. Inizia a non stare bene, a essere sempre debole, a far sempre l'uncinetto. E la mandano in collegio, che non è un collegio, è una scuola a Londra per signorine dove si dorme un convitto. Perché? Perché la madre è incinta e deve partorire e quindi non vogliono che la bambina sia a casa e assista ai primi giorni del fratellino. Probabilmente non lo so come usava nelle famiglie borghesi dell'Ottocento inglese. Comunque, la mandano in convitto con le sue cugine, odiosissime, ovviamente. E anche lì, questo è il racconto, ancora una volta, un topos della letteratura ottocentesca di formazione, cioè la vita nel collegio, le amicizie. Lei incontra questa ragazza che è Antonia, che studia lì perché ha trovato un mecenate, una nobildonna che le paga gli studi in questo convitto di grande rilievo, e vive tutta una serie di avventure con questa Antonia all'interno del collegio. L'ultimo capitolo, che è Alice e le vecchie conoscenze, è ambientato durante un'estate molto calda a Londra, nella quale in qualche modo si tirano le file dei personaggi incontrati nei primi due capitoli. Quindi Antonia ha trovato la sua piega e ha lasciato l'Inghilterra. Non vi dico di più, ma è molto carino. E qui si tirano tutte le file degli altri personaggi, le si intreccia fino alla conclusione. Vi dicevo, è una lettura molto piacevole, già per i ragazzi, secondo me.
dai, qua non so cosa lo confino, per lettori senza confini non mettono un'età, però secondo me anche questi intorno ai 10 anni, 9-10 anni, se glieli fate leggere da soli, anche perché così riescono anche ad approfondire alcuni aspetti. Cosa mi sono segnato? Eccolo qua, un 800. Ah, perché le postfazioni a tutti e tre i volumi sono di Antonio Faeti, che è un grande studioso di letteratura per l'infanzia. E dice, un 800 romantico e verista, quello dell'autrice. Si capisce bene che ha scelto questo secolo perché intende spostare là e metterli bene in evidenza i conflitti e le asprezze presenti anche nel nostro mondo. Forte la raffigurazione del coraggio femminile, è vero, qui le donne la fanno da padrone, gli uomini sono pochi e quelli che ci sono fuori dal canone che circonda la bambina. Il caso di Antonia insegna che tutti gli adolescenti sono un po' emigranti, anche se non migrano, perché la trasformazione fa loro passare una frontiera e spesso li fa sentire clandestini nel mondo che poco prima era tutto loro. A me ha fatto molta compagnia questo. Secondo me è anche una bella idea da far leggere anche durante l'estate. Io l'ho letta quest'estate, perché sia perché ha la struttura appunto di tre romanzi, perché è effettivamente una trilogia, quindi si può leggere il primo romanzo, poi fermarsi, poi riprendere il secondo e poi riprendere il terzo. E anche le tematiche, sia il primo che è sulla strada, il secondo ambientato nella scuola, il terzo che è un'estate, secondo me non sottovalutate Beatrice Solina Sdonghi perché è una di quelle autrici di cui sento sempre parlare poco e non me ne faccio mai una ragione del perché non se ne parli di più. E veniamo all'ultimo. L'età d'oro di Kenneth Graham. Beh, che scoperta, signori, che scoperta. Allora, vi dico che l'età d'oro fu pubblicato, sapete che io per i numeri zero le date, 1895. Con immediato e vasto successo. L'imperatore di Germania lo teneva sul suo yacht come unico libro insieme alla Bibbia. Swinburne definì questo libro uno dei pochi che sono quasi troppo meritevoli di lode per essere lodati. L'altro volume celeberrimo di Graham, sempre per ragazzi, è Il vento tra i salici, che io ho in libreria e che leggerò l'anno prossimo. Kenneth Graham perse la madre a 5 anni, fu educato da parenti in campagna, torna qui, si impiegò alla Banca d'Inghilterra, di cui divenne uno dei più alti funzionari, ma Graham rimase sempre un adulto transfuga, come riconobbe egli stesso. Nelle mie storie di bambini ho tentato di mostrare che la loro semplice accettazione dello stato di meraviglia, la loro prontezza nell'accogliere un perfetto miracolo a qualsiasi ora del giorno e della notte è cosa più preziosa di qualsiasi laboriosa acquisizione dell'umanità adulta. L'età d'oro è anche la storia di un incontro felice tra un grande scrittore e un grande illustratore che è Maxfield Parrish, che non si corrompono mai, eppure sin dall'origine le illustrazioni di Parrish accompagnarono questo capolavoro, ma questo non è un libro per bambini, questo è un libro per adulti. Cioè, leggetelo, è bellissimo. Allora, pizzino. Questo romanzo è dove siamo? Campagna, campagna inglese, banda, orda di bambini, cugini, fratelli, tutti lì a passare l'estate. Passano quest'estate praticamente allo stato brado, nel senso che gli adulti fanno vita a parte. E lo dice preciso nel prologo, guardate il prologo amato follemente. Il prologo si chiama Gli Olimpi. E vi dico, ripensando a quei giorni lontani, prima che i cancelli si chiudessero alle mie spalle, mi rendo conto che dei bambini adeguatamente equipaggiati di genitori avrebbero guardato tutto con occhi completamente diversi. Ma non è poi tanto strano che dei bimbi provvisti soltanto di zii e di zie avessero un modo particolare di vedere le cose? Intendiamoci, quegli zii provvedevano con animo benevolo ai nostri bisogni materiali, ma per tutto il resto ci trattavano con indifferenza.
Un'indifferenza che, lo riconosco, derivava da una certa stupidità ed era peggiorata dalla banale convinzione che i bambini siano soltanto bestioline. Ricordo che già in età molto tenera mi accorsi, in modo del tutto distaccato e bonario, dell'esistenza di quella stupidità e del suo enorme influsso sul mondo. E come già era accaduto a Calibano a proposito di Setebo, anch'io mi sentii nascere dentro la vaga impressione di un potere dominante caparbio, capriccioso e incline alle stramberie. Perché voglio così, la stramberia, per esempio, di sottoporci alla sovranità di creature tanto inadeguate e incapaci, mentre sarebbe stato molto più ragionevole sottoporre loro a noi. I grandi, nostri maggiori, per uno scherzo del caso, non ci ispiravano rispetto, ma soltanto una certa invidia per la loro fortuna e un po' di compassione per la loro incapacità di approfittarne. Una delle più sconfortanti caratteristiche della loro natura, infatti, ce ne rendevamo conto quelle rare volte che sprecavamo un po' del nostro tempo per pensare a loro, era proprio che pur avendo licenza assoluta di abbandonarsi a tutti i piaceri della vita, non se ne concedevano mai nemmeno uno. Avrebbero potuto sguazzare tutto il giorno nello stagno, inseguire i polli, arrampicarsi sugli alberi coi più impeccabili vestiti della festa, erano liberi di comprare polvere pirica alla luce del sole, di sparare palle di cannone, di far esplodere mine sul prato, ma loro non se lo sognavano nemmeno. La domenica nessuna forza irresistibile li trascinava in chiesa, eppure ci andavano regolarmente e di loro spontanea volontà, anche se quell'esperienza non piaceva parergli più che a noi. Insomma, l'esistenza di quelle divinità olimpiche sembrava del tutto priva di interessi, proprio come i loro movimenti erano torpidi e circoscritti e le loro abitudini convenzionali e insulse. Erano ciechi a tutto, tranne che alle apparenze. Per loro il frutteto, un luogo prodigioso abitato dai folletti, non era nient'altro che il posto dove gli alberi producevano tante mele e tante ciliegie. E se non le producevano, non era insolito che venissero considerati responsabili noi degli insuccessi della natura. Mai che mettessero piede nella betaia o nel boschetto di noccioli e nemmeno si immaginavano le meraviglie che vi erano nascoste. Le sorgenti che alimentavano lo stagno delle anitre, misteriose quanto quelle dell'antico Nilo, non avevano nessuna magia ai loro occhi. Quel posto brulicava di prodigi, ma loro non si accorgevano degli indiani e se ne infischiavano altamente dei bisonti e dei pirati, con tanto di pistole. Non si prendevano la briga di cercare le grotte dei predoni, né di scavare per disseppellire tesori nascosti. Ma devo ammettere che una delle loro qualità migliori era forse proprio l'abitudine di passare quasi tutto il loro tempo tappati in casa. Perché? Perché così i bambini fuori potevano approfittare della loro età d'oro. Che meraviglia! Quindi vi dicevo, il mondo qui è visto attraverso gli occhi dei bambini e il risultato è un mix di sincerità e innocenza mescolato, come avete visto, a sarcasmo e ironia. Il prologo, ve ne ho letto una parte, io lo trovo un capolavoro, capolavoro. Che il prologo si va avanti e poi chiaramente lui adesso parla dal suo essere adulto in questo momento, ci racconta la sua infanzia dal suo punto di vista adulto e conclude il prologo dicendo: un malinconico dubbio, un cupo sospetto mi assale, perché gli adulti vengono chiamati gli Olimpi, appunto, queste divinità, no? Dice: un malinconico dubbio, un cupo sospetto mi assale. Et in Arcadia ego. Sì, un tempo io vissi in Arcadia. Possibile che sia diventato a mia volta un Olimpo? Capolavoro. Quindi è una voce adulta, quella del narratore, eppure mantiene la freschezza e la spontaneità della voce bambina. La narrazione è episodica, quindi sono una serie di racconti di questa estate passata in campagna. Ci sono dei capitoli congegnati perfettamente, tipo il capitolo sul gioco dei bambolotti, cioè meriterebbe un video a parte, a sé stante. Le descrizioni sono liriche, sono poetiche, c'è un grande e sapiente uso della lingua e è uno specchio perfetto del mondo bambino. A tratti è malinconico, è nostalgico, non serve che vi dica che è scritto divinamente perché ve ne ho letto un saggio, rapido, incisivo, non si perde in inutili
fronzoli pur rimanendo descrittivo, cioè il perfetto esempio di come si può descrivere senza annoiare, ammorbare. Stavo guardando degli. Il capitolo di cui vi parlavo del bambolotto si chiama Fantocci e peccati. Geniale, è geniale. Sto guardando se avevo segnato dell'altro. Exit Tyrannus anche, grande, grande onore a questo. A questo. Ma non ho segnato, ho segnato delle altre orecchie, ma non ho sottolineato, quindi dovrei rileggere le pagine. Ah, ecco, qui dice. Si conclude con la partenza del cugino più grande che parte per la scuola e dice: Se avessero potuto sollevare il velo e vedere Edward come sarebbe ricomparso appena 3 mesi dopo, con gli abiti in disordine, un linguaggio da carrettiere, uno che si prendeva gioco della tradizione e praticava nuove, strane torture fisiche e che nel giro di mezz'ora era capace di fare a pezzi una bambola e di distruggere una fede sacra, insomma una specie di vanaglorioso lupo di mare appena tornato dalle Antille, se avessero potuto avere la più pallida idea di tutto questo, beh, forse in quel caso. Ma chi di noi ha una struttura mentale in grado di reggere alla prova di un'occhiata nel futuro? Auguriamoci soltanto questo, che anche con la certezza di una delusione imminente, le ragazze si sarebbero comportate allo stesso modo, perché chiaramente le cugine sono molto tristi della partenza, del fratello e del cugino maggiore. E forse dovremmo ringraziare il cielo, se da bambini, non meno che molto più tardi, non ci è mai consentito di indovinare come di lì a poco apparirà non solo agli altri, ma anche a noi, quell'impresa che al momento assorbe tutta la nostra attenzione. Così passiamo con un piacere e un entusiasmo che a chi ci guardasse dal di fuori sembrerebbero quasi patetici, da una ridicola devozione a un'altra grottesca passione. E chi mai oserà fare Radamanto, giudicare gli eventi e decidere quanto di essi è concreto raggiungimento e quanto il semplice gioco di un bambino? Guarda, forse se dovete sceglierne uno e solo uno da leggere, questo. Perché sono tutti belli, mi sono piaciuti tutti. L'Isola del Tesoro mi è piaciuta molto, ve l'ho detto. Le raccolte sia di Afanasev che di Andersen, molto belle. Grande intrattenimento, Beatrice Solina Sdonghi. Ma se dovete portarvi a casa un titolo da tutto questo video, questo. Io infatti penso che a gennaio una delle prime letture sarà proprio Il vento tra i salici, perché non vedo l'ora di tornare a questo mondo qui. Bene, un video che non so come farò a montare ed editare, lunghissimo, infinito. Vi ringrazio per essere sopravvissuti fino a qua, se siete davvero sopravvissuti. Se li avete letti, fatemi sapere qual è la vostra esperienza di lettura, il vostro preferito. Spero di avervi intrattenuto. Vado a spruzzarmi dello spray gola perché non ce la faccio più. Un bacione e ci vediamo sempre qui sul canale per parlare di libri quando posso. Un abbraccio. Ciao!